Ragazzi, bentornati nella cucina di Chef in Camicia. Cosa prepariamo oggi? Un club sandwich dal gusto particolare, chiamatelo come volete, un panino multistrato, davvero gustoso, ingredienti veramente, veramente particolari. Iniziamo subito che abbiamo molta fame. Bye! Club sandwich, ragazzi, quando parliamo di club sandwich parliamo di classici ingredienti, insalata, pomodoro, un po' di formaggio, maionese, del tacchino grigliato o del pollo grigliato, del bacon. Oggi non abbiamo nulla di tutto ciò. Cosa abbiamo? Abbiamo del buon pane in cassetta che ci servirà chiaramente per stratificare. Abbiamo dei pomodori secchi e dei pinoli con i quali faremo un pesto molto veloce. Sale, olio, pepe per dare il giusto twist a tutti gli ingredienti che lo compongono. Un po' di limone che ci servirà per condire il nostro pesto, magari useremo anche la scorza, due fette di emmental che andranno a fondere sulla base del pane, ci vuole sempre un po' di formaggio filante, ingrediente cardine della nostra ricetta, chiaramente filetti di sgombro delicious all'olio d'oliva, li andremo a mettere sopra alla fine e andranno a completare appunto il nostro panino multistrato. Iniziamo con i pomodori secchi, parliamo di pomodori secchi sott'olio, quindi hanno anche un pochino del loro olio di vegetazione, ma non ci basta, mettiamo i pinoletti, chiaramente non andremo a far sudare prima in padella perché noi ci piacciono anche così. Essendo molto sapido il pomodoro secco sott'olio, vediamo veramente un non nulla di sale, pochissimo. Filo d'olio, evo, gratatina di pepe, scorzetta di limone e spremiamo sopra anche un pochino di succo di limone. Frulliamo tutto senza pazienza. Via. Guardate che crema. Ragazzi, pane in forno, lo mettiamo per un paio di minuti in forno con cottura grill dall'alto, dopodiché lo tiriamo fuori, ci mettiamo sopra il formaggio, facciamo fondere il formaggio, nel frattempo facciamo le ultime due cose e il nostro club sandwich alternativo, come mi consigliamo dalla regia, sarà pronto. Andiamo in forno. Rucoletta, pizzico di sale, goccettino d'olio, pepino, due gocce di limone, proprio 2-2-2 e lasciamo riposare. Tiro fuori il pane e ci mettiamo sopra l'emmental. Torniamo in forno con tutte le fette. Lo spegniamo, teniamo solo accesa la luce, così quando tiriamo fuori il pane sarà pronto, perfetto, per chiudere il nostro club sandwich. È arrivato il suo momento, ragazzi. Sgombro delicious all'olio d'oliva. Perfetto per insalate, in questo caso panini. Potete farci anche dei primi piatti. Un ingrediente super versatile, ricco di omega 3. Lo apriamo e lo adagiamo sopra il nostro panino, semplice, così come viene realizzato. Mettiamo sulla base un pochino della nostra salsa di pomodori secchi, andiamo avanti con la nostra rucoletta condita e finiamo con lo sgombro delicious all'olio d'oliva. Raga, è arrivato il momento dell'assaggio, come ogni club sandwich lo tagliamo in due e vediamo com'è dentro. Assaggiamo. Tanto buono. Provate a rifarlo, è semplice, veloce, come sempre, ma non è che se una cosa viene fatta in poco tempo è meno buona delle altre. Praticità è gusto. Alla prossima.